Un gol, quanto c'è dietro un gol? Quanto un gol può cambiare la vita di un ragazzo, la vita di un calciatore? Quanto un gol può cambiare la storia di una squadra? Ebbene, oggi con Prolla Riccardo andremo a scoprire i 7 gol di mano che hanno cambiato la storia del calcio. La mano de Dios. L'episodio probabilmente più importante di questa top 7 è il gol di Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra nel mondiale che si è giocato in Messico nell'86. Nella sfida mondiale, valevole per i quarti di finale della competizione, il risultato era inchiodato sullo 0-0, quando un difensore inglese ha impennato erroneamente la sfera in centro area. Il portiere britannico ha provato ad afferrarla, ma Maradona è arrivato in anticipo e con un tocco di mano ha furbescamente ingannato l'estremo difensore ed il direttore di gara. Maradona ha rivelato successivamente che ha dovuto convincere i propri compagni a seguirlo nei festeggiamenti, in quanto l'arbitro avrebbe potuto poi cambiare idea. La partita è terminata 2-1 in favore dell'Albiceleste, con ancora il Pipe d'Oro che ha segnato il gol del secolo, dribblando 6 uomini in maglia inglese e depositando il pallone in rete. Una mano in Champions. Anche Raul, bandiera del Real Madrid e uno dei migliori marcatori della Champions League, ha segnato una rete molto maliziosa grazie all'ausilio della mano. Nella seconda fase a girone della UEFA Champions League targata 2000-2001, il Real Madrid ospitava il Leeds United. I Blancos, inizialmente passati in svantaggio, stavano cercando l'episodio giusto per poter riagguantare la partita. Una punizione defilata sulla sinistra ben calciata da Figo era l'occasione giusta. Raul, sul traversone del portoghese, non ha colpito il pallone con la testa, ma l'ha aggiustata con la mano, siglando indisturbato il gol del pareggio. Il match si concluderà per 3-2 in favore del Real. Una mano al Perù. Copa America 2016 e il centenario si affrontano nell'ultima partita del girone B Perù e Brasile. La situazione in classifica vede appaiate le due compagini entrambe a 4 punti, ma con i brasiliani davanti in virtù della differenza reti. I peruviani avrebbero dovuto sperare nel miracolo di battere i verdeoro per potersi qualificare. Al minuto 75 una sgaloppata sulla fascia di volo gli permette di crossare dal fondo per Rui Diaz e l'attaccante, tutto solo a porta vuota, ha sì segnato ma con l'ausilio del proprio braccio, che ha spinto la sfera in fondo alla rete. Le proteste dei brasiliani sono state inutili, con il direttore di gara che, dopo un check veloce con i propri collaboratori, ha convalidato il gol, eliminando di fatti il Brasile dalla competizione. Proprio quest'anno il Brasile si è vendicato vincendo la Copa America. Derby in mano ai nerazzurri. Nella stagione 2008-2009 l'Inter dominava in campionato, come sta facendo adesso la Juventus. Le uniche antagoniste che provavano un po' ad infastidire i nerazzurri erano Roma e Milan. Il derby della Madonnina di ritorno è bellissimo, con le squadre che offrono grande spettacolo e calcio. Ad andare in vantaggio però sono i ragazzi guidati da José Mourinho, grazie al gol molto discusso di Adriano. Infatti, su un bellissimo traversone di Maicon, Adriano batte a rete di testa, ma la palla gli scivola sul suo braccio prima di varcare la linea, segnando così l'1-0. A quel tempo la regola sul fallo di mano era ancora poco chiara e gli arbitri guardavano molto la volontarietà del tocco. In quel caso fu scelto di assegnare la rete, in quanto il fallo di mano di Adriano è stato involontario. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-1, con i rossoneri che hanno poi sfiorato più volte il gol del pari. Il pugno di Agüero. Prima di approdare al Manchester City, il Kun Agüero militava tra le fila dell'Atletico Madrid, in cui assieme all'uruguaio Diego Forlan formava un tandem offensivamente mostruoso. Prima ancora di essere in coppia con El Chaka, Agüero ha giocato in coppia con Fernando Torres nella stagione 2006-2007. Durante la sesta giornata della Liga si affrontavano l'Atletico Madrid e il Recreativo de Huelva. Lo svantaggio iniziale è stato rimontato grazie alle reti di Torres e Agüero, ma sul gol dell'argentino ci fu una grossa polemica. Sugli sviluppi di un corner venne fatta la torre da parte di un compagno. Sul secondo palo arrivò il Kun, che con un pugno colpì la sfera mandandola alle spalle del portiere e completando così la rimonta. Se ne accorsero tutti. Tutti tranne gli arbitri, che decretarono il gol valido. Messi come Maradona. La figura di Maradona è sempre stata una costante importante nella vita di Lionel Messi. I parallelismi fatti tra di loro sono un'infinità, dato che hanno davvero molti tratti in comune, soprattutto nello stile di gioco. In certi aspetti l'argentino originario di Rosario ha emulato in molti gesti tecnici lo stesso Maradona, ed uno di questi è anche il gol di mano. La Pulce nel match contro l'Espagnol ha ripetuto il medesimo gesto, riuscendo anche lui ad ingannare il direttore di gara che ha convalidato il gol. Addirittura contro il Getafe ha segnato un altro gol simile a quello di Maradona contro l'Inghilterra, partendo da metà campo e saltando gran parte dei giocatori dell'altra squadra. Gilardino contro il Palermo. Nella stagione 2008-2009 Gilardino militava nella Fiorentina, giocando in una squadra che da subito lo ha posto al centro del proprio progetto sportivo. Nella sfida di campionato contro il Palermo allo stadio Renzo Barbera, anche il violinista ha segnato con un tocco proibito. E infatti, su una bella palla a giro bassa scagliata in centro area da un compagno, Gila non è riuscito ad arrivare bene con il proprio corpo, cadendo goffamente, ma riuscendo lo stesso a mandare la sfera alle spalle del difensore grazie alla deviazione con il proprio braccio. Inutili le proteste dei palermitani verso il direttore di gara, che non volle sentire ragioni. Già che ci siamo però, voglio portarvi anche in episodi da fair play, citandovi qualche episodio che è successo ma al contrario, dove il giocatore ha segnato con la mano, nessuno se n'è accorto, ma lui lo ha ammesso. Miro Klose.
Miroslav Klose è stato nel corso della sua carriera una vera e propria macchina da gol. Quando ha terminato l'esperienza al Bayern Monaco, Klose ha deciso di trasferirsi in Italia firmando con la Lazio. L'esperienza tra le file biancocelesti è molto positiva, segnando parecchi gol nel corso della sua avventura. Uno degli episodi che però racconta più di tutti chi è Miro Klose è un gol contro il Napoli, che lui stesso ha fatto annullare. Nella sfida che vedeva contrapposti il Napoli e la Lazio, nei primi minuti i capitolini passano in vantaggio grazie alla rete del tedesco sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Le proteste dei napoletani sono molte e molto concitate, in quanto affermano che Klose abbia segnato con la mano. Appena diradata la folla di giocatori, il direttore di gara ha chiesto all'11 biancoceleste se avesse colpito il pallone con la mano e lui in tutta onestà ha ammesso l'irregolarità, annullando così il proprio gol e guadagnandosi anche paradossalmente un cartellino giallo, un gesto sportivo compiuto da un calciatore modello. De Rossi. Anche nell'altra sponda di Roma è accaduto un episodio di grande fair play. Stiamo parlando della partita che si disputava all'Olimpico tra Roma e Messina, valevole per il campionato 2005-2006. Nel corso del match, sugli sviluppi di una punizione da posizione defilata, De Rossi buca colpendo con la mano il portiere dei siciliani Storari, espedendo così il pallone in gol. I giocatori del Messina però protestano per un tocco di mano del centrocampista giallorosso, che non ha problemi ad ammettere l'infrazione, vedendosi annullare giustamente la realizzazione. Un altro bellissimo esempio di come dovrebbe essere lo sport, un mix tra divertimento e lealtà, un binomio che però si dimentica troppo spesso. Questi erano 7 gol di mano che hanno cambiato la storia del calcio. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.